E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Dark Souls 3. Rispetto all'ultima volta è di nuovo cambiato qualcosa e mi sono appena accorto che c'è un mantello che è fighissimo. Comunque stavo dicendo, anche l'ultima volta l'audio mi sembrava basso, cioè non lo so. Qualcosa è cambiato, non so bene cosa, però nel dubbio l'ho rialzato di nuovo sti cazzi. Vediamo come va in questo episodio. Nel dubbio per adesso, proseguiamo. E prova avanti e poi prova a sinistra. Attenzione. Ma posso tornare indietro magari? Senza morire? Esatto! Là si passa! Altro che prima avanti, poi sinistra. Ah, forse intendevamo di qua. Vabbè, prima passiamo di qua, dai. Anzi, qua si scende. E la Madonna! Ma io ti faccio un attacco in salto che te lo ricordi per tutta la settimana. Ma te lo faccio dopo, che prima voglio evitare i guai e aprire lo shortcut, che mi farà sicuramente molto comodo. Soprattutto visto che ho finito le fiaschette quasi. Ecco qua. Che benessere. E anzi, a sto punto, cioè, non lo so, raga, la tentazione è forte. Che si tratti di via segreta? Mai nella vita. Ci sta una scritta, però. Mostra la tua umanità. Ok, io sono umano più o meno. Cioè, non troppo, un pochettino. Come cavolo faccio a mostrare la mia umanità, raga? Che nel primo Souls sarebbe stato abbastanza facile. Ma non ci sono quel tipo di umanità. Vabbè, comunque, raga, la tentazione è troppo forte. Io vado indietro e lo faccio per un motivo ben preciso. Devo fare tre level up, non uno, non due, ma tre. Che bello. Ecco qua, altare del vincolo e via. La signorina per il level up dove si è nascosta? Ah, eccola! La tentazione di livellare salute pure è molto forte, ma devo resistere perché sono quasi inutili quei livelli. Poi tre livelli in vigore quasi quasi me li farei. Poi ci sta anche forza, raga. Ma perché sto a una mano che aumenta di tanto, per cambio idea? Esatto, sto a una mano. Ecco, mettiamo a due mani e vediamo ora di quanto aumenta il danno. Aumenta di 2, 3, 2. Non male, non male. La cosa bella è che aumenta sempre la difesa fisica di un punto fisso proprio. Che quindi la forza, cioè, serve per aumentare il danno, ma sorprendentemente aumenta bene anche le difese. Mica male. Ma sì, mettiamo 3 punti in forza giusto per... Sti cazzi. So che me ne pentirò, ma va bene così. Per adesso torniamo in quell'area e proseguiamo un pochettino magari, sperando di trovare robe interessanti. Ecco subito verso lo shortcut appena aperto e proseguiamo. E prima di tunnellare di prima, saliamo perché qua ci sta qualcos'altro da vedere. Credo. Un oggetto nascosto? No, niente. Sembra che mi convenga veramente scendere e fare tutto getto qua sotto. Ovviamente lo faccio a modo mio, ovvero con uno splendido attacco in caduta. Aspetta, fatti toccare. Via. Boom! Perfetto. Armatura da Cavaliere degli Anelli. Fighissima. Molto bella. Forse la switch solamente perché è figa. Ed è anche più leggera, quindi volendo potrei veramente farci un pensierino. Perché nonostante la leggerezza, alcune difese sono migliori. Anche se la difesa da colpo fa sempre schifo. Corazza nera e deforme, indossata dai Cavalieri degli Anelli. Le armature dei primi uomini furono forgiate nel bla bla bla. E per questo motivo bla bla bla, stessa descrizione, che delusione. Speriamo in qualcosa di più. Scudo grande della testa di drago. È uno scudo che sputa fuoco questo, tra l'altro. Cioè, ci hanno abbruttito la faccia diverse volte. Questo scudo, duro come la pietra, è stato ricavato dal cranio di un discendente dell'arcidrago. Furono gli dei stessi a bla bla bla. Abilità il ruggito del drago. Molto figo, molto figo. E sembra non esserci altro, quindi possiamo risalire. Ah, qua ci sta pure l'altro oggetto, vero? Una scheglia di titanite, perché non se ne hanno mai abbastanza. E ora che ci penso, raga, forse hai fatto bene a potenziare il mio scudo. Perché le armi ormai... Non c'è un granché da potenziare mentre quello si incazza sempre di più ogni secondo che passa. Ma gli scudi... Oh no. Bastardo! Mi va il brusto di Elano! Dove è andato? Te ne sei andato? Ti fai i cazzi tuoi ora? Oh no. Ora mi attacca a me. Ma invece no. Attenzione. Questa è tosta. Devo trovare il modo di passare là, che sicuramente sarà dopo questa fiammata il momento buono, senza farmi bruciare il culo. Ma so che non ci riuscirò, quindi perlomeno voglio difendermi dal fuoco. E cerchiamo di prendere le armature che hanno migliore difesa dal fuoco a mia disposizione. Ok, con questo setup abbiamo delle difese discrete.
L'anello della principessa del sole, nel dubbio me lo tengo perché non si sa mai. E abbiamo più salute, un legend abbastanza decente, uno scudo abbastanza grosso e prepariamo la piromanzia. Ok, siamo pronti, raga. Andiamo a sfidare il fiato del drago sperando di non morire troppo male. La domanda è, a quanto riuscirà a portare le varie resistenze? Vediamo un po' qua cosa succede. Ok, siamo già a 55. 68, ok. Ignoriamo buona parte dei danni. Si può fare, raga. Oh, cazzo. Si può fare sorprendentemente easy, è vero. Potrei già buttarmi giù, in teoria, vero? Eh sì, raga, siamo potentissimi, cazzo cene. Andiamo così, proprio, sti cazzi. Ma che credi di fare? Io c'ho il mega dildo in mano. Sai dove te lo piazzo? Lo piazzo in faccia! Ci siamo riusciti abbastanza facilmente, ragazzi. Mi ero spaventato per... Oh mio Dio. Ma se qua fossi morto come un pirla ci sarei rimasto di merda proprio. Comunque stavo dicendo, cioè, mi aspettavo qualcosa di un po' più terrificante, però è anche vero che abbiamo delle statistiche relativamente molto alte. Questo... Ah, ok. Questo tipo stava di sopra ed è stato abbrustolito. Comunque sì, abbiamo delle difese particolarmente alte, raga. Ah, ma quindi sei ancora vivo tu? E possiamo anche mettere degli equipaggiamenti particolarmente pesanti. E abbiamo anche il mega dildo, che aumenta di un sacco comunque le nostre difese. Quindi tutto sommato ci sta che facciamo questa area con tutta questa facilità. Aspettiamo che il fuoco si estingua. Posso entrare, veloce, veloce, veloce. Ok, in teoria non credo che dovremmo continuare a subire altri danni da fuoco, diciamo così, importanti. Quindi penso di poter switchare di nuovo l'equipaggiamento. Ecco, raga, ora sì che siamo sexy. Guardateci, siamo bellissimi. Mio Dio, che obbrobrio sono riuscito a creare. Però comunque, tutto sommato, ha delle difese che non sono niente male. Quindi per un po' credo che potremmo andare così. Che dite? Tanto il Nidroll ce l'abbiamo. E qua a destra in teoria potrei anche cadere, però mi sa che dopo non potrei tornare indietro. Quindi per adesso mi faccio i cazzi miei e salgo un po'. Oh no! Il cavaliere... Oh, cazzo. Il gioco mi trolla. E il cavaliere da dove appare? Oh no! Degli scheletri. Relativamente deboli, però comunque pericolosi. E ora il cavaliere da dove arriva? Questa è la vera domanda. Che questa è una bruttissima arena per combattere contro un cavaliere. Contro un'invasione. Questo in teoria muore one shottato. Non è vero mai. E invece sì, attenzione. Beh, cavaliere, dove cazzo sei? Fatti vedere. Anzi, di allora preferirei non si facesse vedere. Ecco, oh mio Dio! Amico! Sei grosso! Aspetta, ma... Te sei Aegon? Aegon, che cazzo ci fai qua? Oh, cazzo! Aegon, che cazzo fai? Ma sei scemo? Noi siamo amici! Guardatelo, il bastardo, come cerca di ammazzarmi. Come osi attaccarmi? Maschera oscurante. Leggiamola subito. E la domanda è, sarà un oggetto? Oppure veramente una maschera? Perché era molto strana, cioè come equipaggiamento. Pare molto sospetto, però a quanto pare sembra non essere altro. Esatto. Una maschera di origine sconosciuta. Copre completamente gli occhi. Fatta eccezione per le sottili fessure che permettono di vedere. Aumenta la potenza degli attacchi da oscurità, ma moltiplica i danni oscuri subiti.
Questo artefatto in acciaio viola ricorda vagamente la corona della Guardiana del Fuoco, anche se si tratta di una scelta puramente estetica. Mio Dio, Aegon, che cazzo fai? Bestia. Cioè, non me l'aspettavo proprio che facesse tutti quei danni con quella sua mossa. Attenzione. Bravo, tuffati. Aia! Quanto danno fai? A scheletro di merda! Voi non dovreste fare danno! Dovreste morire tutti e basta! Ma che cazzo? Gemma semplice. E sopra posso tornare in qualche modo oppure no? Mi sa di no. Però te ti posso uccidere prima che ti ricomponi completamente. Esatto. Ok, vediamo di salire un po'. E da qua mi sa che siamo caduti? Vero? No? E là ci c'è una lucertola? Non lo so. Non capisco un granché, raga. No. Dove cavolo siamo arrivati noi, raga? Ancora più in alto siamo caduti? Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Che qua non ci sono altre uscite. Oppure semplicemente mi devo buttare giù, ma da qua? Che pure da qua si cade giù a ripetizione. È possibile? Aspetta, aspetta. Ah, ma da qua siamo arrivati! Ok, a quanto pare qua non c'è una chiocciola, ma una doppia chiocciola. Sì, raga, vado così perché sti cazzi. Subirò tanti danni, ma va bene così. Voglio quegli oggetti. Tanto posso anche usare le fiaschette, chi se ne frega. Per il ciarpame sono tornato. Cazzo, vabbè, mi tuffo. Che te? È al pelo. Sope prende una sbruciacchiata potentissima. Comunque belle quelle quattro ali che c'è. Che quello è uno dei modi per distinguere i draghi comuni dagli arcidraghi. Che un vero arcidrago c'ha quattro ali, non ne ha solo due. Non è uno sfigato. Ora possiamo provare ad andare di qua, magari. Perché sembra che non ci sia veramente nessun'altra strada. Oppure c'era e me la son persa. No, mi sa che c'era e me la son persa. Oh oh. Beh, scendiamo qua. Esatto. C'è una strada però qua avanti, tipo. Dove sono finito, raga? Aiuto. Mi sono perso, ho fatto una caduta di troppo. Non so come ci sono arrivato qua. Ah, c'è uno scrigno. Sarà un mimic. Lingua più avanti? Non mi fido. Non riesco a vedere la catena. Bastardo! Beh, in effetti ha detto lingua più avanti. Quindi. Dammi i tuoi contenuti. Anello dell'occhio malvagio più 3, questo era figo. Non eccezionalmente utile, ma abbastanza figo. Anzi, mi sa che dobbiamo togliere un po' di equipaggiamento perché ora potrei anche togliere l'anello della benevolenza più 3. Anche se potrei anche tenerlo, a dire il vero. Cioè, di certo tolgo questo che. Mi rimetto sotto quello della cloranzia. E magari mi tolgo pure quello della difesa dal fuoco. Però. Questo qua controlliamo un po'. Assorbe punti vita dai nemici sconfitti, però. È un anello figo. Però abbiamo anche fin troppo regen, quindi possiamo farne a meno. Andiamo avanti così. Ok, forse è di qua che si prosegue. Nel dubbio tu muori. Anzi. Questo della difesa dal fuoco possiamo sostituire con quello per i danni. Esatto. Ora sì che si regge un rega. Poi c'è anche un bel boost e possiamo andare. Cazzo, stavo per cadere e morire malissimo. E mi sa che questa è l'unica strada da fare, purtroppo. Non ho molta scelta. Per fortuna che questi di one shot però attacco ultra pesante e bello caricato. Ah, ma anche con quello normale. Mica male, faccio più danni di quanto pensassi. Ok, dove sono finito ora? Qua. Ah, ok. Credo di aver capito più o meno. Sì, questa sembra che fosse la strada giusta. Ok,
Però mi sembra che dietro mi sono perso qualcosa, quindi nel dubbio, raga, esplorerò tutto come si deve. Ma in un prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao!